Buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. In primo piano le condizioni di Donald Trump, contagiato dal Covid, insieme alla moglie Melanie. Il presidente questa sera è stato portato in ospedale dove resterà per alcuni giorni, come rende noto, la Casa Bianca, che ha precisato che non ci sarà passaggio di poteri al vicepresidente Mike Pence. Trump, che aveva la febbre, da stamattina è curato con un cocktail di anticorpi sintetici. Un trattamento sperimentale giudicato promettente, rende noto il medico della Casa Bianca. Cancellata la tappa elettorale in Florida, gli altri eventi rinviati o virtuali. Voto di fatto a rischio a 32 giorni dal D-Day. La Casa Bianca ha ammesso che Trump ha saputo che la sua consigliera Hope X era positiva giovedì mattina ma ha mantenuto il suo programma. Negativi al test il vicepresidente Pence, il segretario di Stato Pompeo. Ivanka Trump e il marito Jared Kushner non ha il virus Joe Biden che ha incontrato Trump per il duello tv a Cleveland e che ha bloccato gli spot televisivi anti-Trump. E adesso veniamo in Italia, per il secondo giorno consecutivo si sfiorano i 2500 nuovi contagi, a fronte di 120.000 tamponi, 23 le vittime in 12 regioni, l'indice di trasmissibilità è superiore ad 1. Nel Lazio da domani scatta l'obbligo di mascherine anche all'aperto, la misura potrebbe essere estesa su tutto il territorio nazionale. Nuove misure per impedire il rischio di un rapido peggioramento dell'epidemia. Il decreto che il governo si prepara a varare, il Premier Conte lo firmerà il prossimo 7 ottobre, potrebbe contenere ulteriori restrizioni. Non possiamo permetterci un nuovo boom di casi, ha dichiarato questa sera a Bari il presidente del Consiglio, che ha anche annunciato una nuova campagna per promuovere la diffusione dell'app Immuni. I dati, che per il secondo giorno consecutivo hanno fatto segnare un numero di nuovi contagi ben superiore alle 2.000 unità, 2.499. Con oltre 120.000 tamponi processati hanno convinto l'esecutivo a intervenire. La regione più colpita è tornata a essere la Campania, con 392 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia, con 307 e dal Lazio, con 264. Si va dunque verso l'estensione a tutto il territorio nazionale dell'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Una misura prevista già da diverse ordinanze regionali, ultime in ordine di tempo il Lazio e la Basilicata. C'è anche il dato sull'indice del contagio a rendere opportune queste misure. In 11 regioni e 2 province, l'RT è infatti superiore a 1, in sostanza ogni positivo trasmette il virus a più di un'altra persona e il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità conferma anche il progressivo peggioramento dell'epidemia con 3266 focolai attivi di cui 909 nuovi la questione del Recovery Fund, cattive notizie per l'Italia dal vertice dell'Unione Europea di Bruxelles. Si allungano i tempi per l'erogazione dei fondi a sostegno dei paesi colpiti dalla pandemia. L'Italia aspettano 208 miliardi all'origine dell'Anpassi il braccio di ferro con Ungheria e Polonia per il mancato rispetto dello Stato di diritto e l'ostruzionismo di sette paesi. Sentiamo. Lo slittamento era nell'aria dopo un giorno e mezzo di summit dell'Unione Europea centrato anzitutto su vicende di politica estera i tempi per il Recovery Fund si allungano scivola dunque in avanti sino ad un accordo l'arrivo nelle nostre casse di 208 miliardi di euro di questi due terzi sono soldi in prestito il terzo restante è sovvenzioni a fondo perduto da Bruxelles la conferma arriva dalla Presidenza dell'Unione in mano alla Germania l'accordo non si può chiudere nei tempi previsti lo scoglio è la questione del rispetto dei Paesi membri dell'Unione lo Stato di diritto, condizione richiesta dall'Unione per distribuire gli aiuti post-Covid. Da giorni gli imputati principali sono Ungheria e Polonia, hanno varato leggi che limitano l'autonomia della magistratura. La presidenza tedesca ha proposto un compromesso attorno alla formulazione dello Stato di diritto, rifiutato da Orban e Duda e dai paesi frugali – Olanda, Austria e i paesi nordici – che lo giudicano addirittura troppo morbido. Un fronte, quello dei frugali, che come se non bastasse sta pubblicamente tentando di limitare i sussidi, come già fatto a luglio, e aumentare la formula del prestito, in particolare proprio nei confronti dell'Italia. Nel mezzo di questa grana c'è il rinnovo del bilancio comunitario da concordare con il Parlamento europeo. Un'enorme manovra finanziaria dove tutti gli Stati giocano partite che riguardano anche propri interessi interni. Obiettivo tedesco ora accordo in una quarantina di giorni al massimo. Al fianco della Merkel si è fatto però sentire Giuseppe Conte, che assicura l'Italia non permetterà che nessuno possa alterare o procrastinare la previsione dell'entrata in vigore del Recovery Fund. Gravi danni nel Cuneese per il maltempo che in queste ore sta flagellando tutto il Piemonte. Diverse persone sono rimaste bloccate tra due frane a Vievola e sotto il tunnel di Tenda, dove non si escludono purtroppo delle vittime. Nella Valroia è colorato il ponte romanico sulla strada statale tra il paese San Dalmas e il vicino comune di Tenda è isolato. La frazione sciistica di Limone Piemonte è rimasta isolata per le fortissime piogge. Nel pomeriggio, dal pomeriggio non si hanno più notizie di un camioncino con tre persone a bordo che erano dirette a Tenda per caricare del materiale. Chiudiamo con il calcio, campionato che risente dei numerosi casi di Covid che hanno colpito i giocatori del Genoa. Domani i risultati dei tamponi al Napoli che ha affrontato il Genoa la settimana scorsa. Domenica la partitissima con la Juventus. Intanto stasera, nell'anticipo della terza giornata, successo della Sampdoria a Firenze. Altre tre positività al Genoa, il numero dei contagiati rossoblù è salito a 19 e primi due casi al Napoli, il centrocampista Zielinski e un collaboratore del DS Giuntoli. Domani mattina ulteriore tampone per i Partenopei alla vigilia del big match con la Juventus. Il Covid non molla la presa ma il campionato va avanti e stasera Fiorentina Sampdoria ha regolarmente aperto il programma della terza giornata. Al Franchi è finita 2-1 per i Doriani. Dopo l'occasione sprecata da Quame in apertura, la squadra di Iachini senza Ribéry ha lasciato l'iniziativa ai blucerchiati. Castrovilli ha sfiorato l'autorete svirgolando un cross di Candreva. Poi Quagliarella dal dischetto ha firmato il suo 86esimo gol in A con la Samp, superando Vialli. Nella ripresa Vlaovic ha trovato il pari intercettando un tiro di Milenkovic, ma nel finale il preciso pallonetto di Verre ha punito Drongovski, regalando a Ranieri i primi tre punti stagionali. Per la Fiorentina invece, secondo KO di fila e Chiesa, capitano sfortunato sul palo colpito nel recupero, sempre più vicino alla Juventus. È tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.